Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di uno dei miei mazzi di tarocchi, ossia i tarocchi della spirale. Questa è la scatola e questo è il mazzo di tarocchi. Io non li utilizzo questi, però li ho comprati perché, come sapete, io colleziono i mazzi di tarocchi, i mazzi di carte da divinazione in generale, perché ho anche tante sibille, mi piacciono tantissimo e quando ho visto questi sono rimasta molto attratta dalle figure, quindi ho deciso di comprarli per arricchire la mia collezione. Però ovviamente li ho anche un pochino studiati, li ho un pochino guardati e volevo appunto parlarvene un pochino. Questo è un normalissimo mazzo di tarocchi composto da 78 arcani, ma si ispira alla tradizione celtica, secondo la quale la vita è come un antico simbolo, ossia una spirale. Ogni fase della vita ha un inizio, il suo ciclo, la sua fine e poi comincia un altro ciclo. Quindi sulla base di questo, praticamente la lettura con questo mazzo di tarocchi prevede che in ogni nuovo ciclo si arrivi con una mente e con un cuore aperti, facendo in modo che le esperienze passate non siano un limite, ma un insegnamento utile da poter poi riutilizzare nel nuovo ciclo e così via in tutte le nostre fasi della vita. Quindi questa cosa a me è piaciuta molto, perché effettivamente se ci pensiamo bene, ogni fase della nostra vita è un po' un ciclo, perché noi iniziamo quella fase, compiamo il nostro percorso, poi magari quella fase finisce e ne comincia un'altra. Ma se siamo in grado di portarci dietro quell'esperienza che magari abbiamo avuto nel ciclo precedente ed utilizzarla per migliorare quella nuova fase, ovviamente questo può essere solo un gran vantaggio e un insegnamento che magari abbiamo appreso in un modo utile. Quindi, insomma, questo approccio diciamo che mi è piaciuto molto e quindi ho deciso anche di comprarmi questo mazzo di tarocchi, anche se in realtà, come vi dicevo, non lo utilizzo tantissimo. Però vi faccio vedere un pochino le figure di questo mazzo. Vedete come sono belle, come sono affascinanti le figure. Sono sicuramente molto ricche di simbologia. Io adesso non mi soffermo sulle singole carte, altrimenti il video verrebbe davvero lunghissimo. Però insomma sono carte che io trovo veramente molto affascinanti, ve le faccio vedere così molto velocemente. Questo ad esempio è l'asso di spade, vedete com'è, c'è tutta una sua simbologia particolare che se voi vi andate a studiare vedrete che può essere davvero un percorso affascinante. Ovviamente come vi dicevo si ispirano alla tradizione celtica, quindi se scegliete di comprare e di utilizzare questo mazzo, tenete presente che si ispirano appunto alla cultura celtica, quindi insomma questo è da tenere in considerazione perché non tutti comunque condividono la cultura celtica, la visione celtica di certe cose. E quindi insomma è da tenere in considerazione. Io però, come vi dicevo all'inizio del video, l'ho preso più che altro come mazzo da collezione perché sono rimasta affascinata dalle figure. Anche se, devo dire che a me la tradizione, la cultura celtica non dispiace, almeno per quelle che sono certe cose. Ovviamente non condivido tutto, però alcune cose non mi dispiacciono. Infatti ho anche un altro mazzo di carte che si ispira a questo tipo di tradizione, perché comunque in qualche modo ne sono affascinata. Questi quindi sono i tarocchi della spirale. Fatemi sapere nei commenti se li avete anche voi, se li conoscevate, cosa ne pensate, insomma in generale quali sono le vostre opinioni. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.